Passiamo allo step 2, il controllo. Il controllo palla è fondamentale come il controllo del pallone, quello dei palleggi prima, quindi la sensibilità del piede nei palleggi. La stessa cosa, ragazzi, è il secondo step, che è il controllo del pallone. Il controllo del pallone, uno dice, io lo so fare. No, ci sono tante maniere di poter fare corretto un esercizio che ti possa aiutare poi dopo realmente in partita. Quindi io incomincerei per insegnarvi ai primi stop basilari, che sono, quindi, partiamo con un pallone a testa, anzi, sì, palleggia, stop d'interno, vediamo, vai, alzatela, stop d'interno, a chiudere, vai, alzatela un po' questa palla, ok, ok, qua lui l'ha fatto bene, però alcune cose, stop. Quindi se io faccio la lancio la palla, quando arriva chiudo con il braccio. Lui qua ha tenuto il corpo e le spalle, le braccia giù. Ok, quindi quando tu fai questo movimento, aiutati con il corpo. Il corpo ti dà l'aiuto alle gambe. Vai. Ok, quindi mi raccomando, questo... Puoi anche lanciartelo con le mani se non lo vuoi fare coi piedi. Te la lanci, corpo e chiudo. Questo serve, ragazzi, anche con l'altro piede. Arriva, copro e chiudo. Vai con l'altro piede. E chiudo. Occhio, mi raccomando. C'è un altro controllo, che è il controllo d'esterno. Come si fa il controllo d'esterno? Vai, fammi vedere. All'alta, braccio moncherino, aprilo, arriva uno, io lo tengo dietro, quindi arriva la palla, oh, ok, tieno dietro, vai, ok, puoi anche buttarla più bassa inizialmente, potete anche buttarla per capire inizialmente bassa, quindi arriva e vado,